Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Raga, tablet! Dai, raga, scherzi a parte! Andrea, Matteo, Sasha, andate in spiaggia, il mare sta per portarvi un nuovo ex. Attenzione, un'altra donna, mi sta mettendo io! Sai quella che dico io stasera? O-R-G-I-A. Ma Andrea, ma tu che ex hai? Onestamente, poi non lo so, raga, non lo so. Io non aspetto nessuno, però Potrebbe arrivare l'ex di Andrea. L'accoglierei con eleganza, karma e stile. Questa è la sentenza, la mia sentenza. Guarda che sei un gatto nero. Questa è la sua ghiera di libro. Per quanto è che... Dottore, alla nostra felicità a questo momento. Beh, raga, speriamo non siano cose importanti per voi. Che qualcosa possa accadere. Speriamo sia qualcosa di bello per me. Ma io spero invece che sia qualcosa di bello per me, che posso trovare una bella col cervello. Guarda, io sono che se giusta mi faccio un'uscita come si deve, perché ma minchia, tu. E a me ancora mi capita quella giusta, ma avete rotto pure i coglioni. Cioè, anch'io ho i miei bisogni fisiologici, quindi è anche giusto, credo, no? Ma tipo le vostre ex probabili, che tipo di... cioè, come sono fatte esteticamente? Ci sono mediterranee, sono... Sasha l'ho visto molto nervoso. Beh, ci sono delle belle cavalle di razza. Il problema è che le cavalle di razza hanno forse una mentalità che non è affine alla mia. Potrebbe essere giusto. Sono assolutamente molto speranzoso che arrivi un ex decente, che abbia anche un po' di cervello, con la quale divertirmi, visto che siamo divertiti tutti. Ops. Ma attenzione, ma a me mi sembra che questa la conosco. Che c***o è questa? Mi te lo giuro, mi sembra di conoscerla. Attenzione. Ma voi non è niente di... No. brutta così, ragazzi. Qualcosa si vede là un po', però non riesco a capire, ma sarà... Chi è? Aspetta. Che c***o sta a fare questa cosa? Ops. Ma attenzione. Ma a me mi sembra che questa la conosco. Che c***o è questa? Te lo giuro, mi sembra di conoscerla. Ma voi non è niente di... No. brutta così, ragazzi. Qualcosa si vede là un po', però non riesco a capire, ma sarà... Chi è? Aspetta. Che c***o sta a fare questa qua? Aspetta. Che c***o ci fai? Sì. Ciao, sono Wendy, ho 24 anni, sono di Roma, nazionalità colombiana e niente, sono l'ex di Sasha, non mi verrà mai. Ma vedrai che ce la fai, sono sicuro. Ok, ciao, sono Wendy, ho 24 anni, vivo a Roma, di nazionalità sono colombiana e sono l'ex di Sasha. Sasha. Non lo so, mi è venuto così. Ok, sono l'ex di Sasha. Perché con i braccioli? Perché? Che c***o? Aspetta. L'uscita è andata benissimo. Ho fatto un po' fatica, però sto a posto. Grande, ci ho messo una città. Ciao cara, molto piacere, benvenuta. Prego. Mi aspettavo tutto fuorché una così con Sasha. Attenzione, colpo di scena, signori miei. Attention, please. Allora, Wendy, benvenuta a It's on the Beach. Sarà Matteo a salpare con te per questo primo appuntamento. Buon divertimento. Andiamo, dottoressa, prego. Signori, è stato un piacere. Boh, Matteo classico ci proverà spudorato, ci proverà a baciare, pertanto per lui va bene, basta che respira più o meno, è carina, va bene, cioè. Io la ringrazio. Succede. Cioè, avvocato. Ci vediamo. Arrivederla, è stato molto bello. Signorina, prego, andiamo. Ci vediamo dopo. Matteo è un bel ragazzo, può provarci tranquillamente. Guarda che bello. Sole, mare, champagne e sempre pole position. Ma, piloto io? Sì. Bello! Figata te, che via! Tanta roba! Puoi fare quello che vuoi, mettiti a tuo agio, io sono il tuo comandante. Sei colombiana e sei venuta qua in Italia quando? Da 10 anni. Madonna, sono arrivata nel 2009. Hai capito, Sasha? Allora, signorina, a cosa brindiamo? A me, ovviamente. Ma chiaramente, possiamo bere a te, alla tua splendida bellezza colombiana.
Questi occhi qua che mi mandi un attimino... Difficilmente qualcuno riesce a mettermi a disagio, eh? Io ho fatto un po' di casino in villa. Cosa intendi? E mi piace conquistare una donna e farla mia, no? E poi non ci ho mai provato con nessuna, ok? E... devo guardare così, però, che mi mette agitazione. Ho intenzione di stuzzicarlo. Tra le prime cose che guardo, non sto scherzando, è il sorriso, cioè mi piace proprio la bocca di una donna. So che sono discorsi un po' da malato, però no, è vero. No, ma è giusto. Poi sarei bugiarda a dirti che non guardo tete c***o, cosa faccio? Queste mi mancano, ma compenso con altro. Compenso con altro del tipo... ecco. Lato B, tutto alla perfezione, ragazzi. Come dire un mappamondo. Se non sei gelosa... No, madonna, dimmi. Sto c***o, madonna, che... lo so. Ragazzi, però se sempre ce n'è. Ce n'è per tutti, non è neanche Natale. Cioè, pensa a Natale, che sarà un delirio. No. Tu mi vuoi fare già dei casini. Io mi limiterei se fossi in te, perché sono molto pericoloso. Non vedo l'ora di arrivare in villa. Sarà un'altra notte e si vedrà. Intanto in villa, Denise lancia occhiatacce a Greta. Beh, facciamo un tuffo, andiamo a spogliarci. E Daniele approfitta dell'assenza di Matteo per farsi coccolare da Nikita. Tanta roba. Molto. Io te lo dico, la prossima volta che mi rompe il c***o io parto. Fallo. La ragazzina mi ha detto cose importanti. Io finché mi faccio cazzini, ma se la mi lancia crociatini e poi io parlo, bianco. Premessa. Greta ha da poco confidato a Denise un fatto personale molto delicato e non vuole assolutamente che venga svelato. Anche perché io sono sincera, se una persona mi dice qualcosa in confidenza, io non so il tipo di persona che va poi e lo racconta tutti quanti. Mi ha detto una cosa profonda. Se sputi merda su di te, perché non posso sputare merda su di te? Io sto tranquilla, mi rompi il c***o, poi una certa sbrocco tutto insieme. Perché stai usando l'asciugamano di Simone? Perché era l'unico asciutto. Ho capito, ma se bene o male vado via, quello porto via. Se te lo bagni, non si asciuga. Raga, cioè, non puoi essere gelosa anche dell'asciugamano. Usa i tuoi. Come, scusa? Ti ricordi cosa mi hai detto l'altro giorno in camera? Se sta zitta, se la provoca ti rovino, quindi stai molto attenta a parlare, è chiaro? Questo è di Simone e io lo porto via. Stai mi minaccia di dire una cosa davanti a tutta Italia che sa benissimo che non voglio che si sappia. Quella è psicopatica, raga. Io ho finito la guerra con lei, mi dispiace. È una malata. Mi ha tirato la minaccia peggiore e ho finito. Che minaccia, Denise? Di dire quella cosa... No, ferma. Aspetta, vado giù io, cos'è? Capito? Mi ha minacciato, mi fa, io ti sputo. Okay. Ma stai scherzando? Allora, spiegami una cosa. Ma ti pare modo di minacciare le persone che ti fanno una confidenza e io prendo e ti sputo tutti quanti? Sì. Se bene o male la persona ci ha dato 3.000 minacce, io sto zitta. Mamma mia, che grande donna che no, sei. No, Fabi, scusa. Se ti minacci di farci no. E mi continui a rompere con gli occhi, la sento in cazzo. E ho detto... No, stai zitta, ti butto in piscina, ti affogo una volta per tutte. Hai rotto i coglioni. Denise mi ha fatto scattare, era già un paio di giorni che non la toglieravo. Ma scusa, ma se minacci sei. Cioè, non stai scherzando? No! Oddio! Semplicemente perché da ieri sera te non cominci a mandare i crociatini e tutto quanto. Tra tutte quelle che vuoi fare, quella brava, quella pudica, quella che non la dà, quella qua, sei la persona più cattiva di tutta la casa, appunto. Ma io se la persona se le cerca gliela do. Ma io non sto zitta, Fabiana! E io non sto zitta, mi dispiace! E allora parla da sola perché nessuno ti si incura. Ma te lo dici te? Zitta! Dai, a Matteo ti si incuria, gliela dai, smuta! Ma Matteo mi si incuria! Zitta! Mi irriti, stai zitta! Oca! Lei fa manda soldatini? Che senso ha? Vieni e me lo dici te. Non ti dà fastidio questa cosa che ho detto? Grazie, Fabi. E poi piangi ora! Ma fai la lavanderina! La bella lavanderina che lava i fazzoletti per i poveretti della città! Cioè io non riesco a alzare la voce sopra una Fabiana che urla come una cagna bagnata, perché fondamentalmente questo era. Per poi rischiare di passare le mani e rovinare un capolavoro del genere, ma non ci penso proprio. Gioca una bella candela. Io in camera, non esco più. E così Denise è costretta a chiudersi in solitudine nel buio della sua stanza. Tablet! Dai, Dani, lo leggi tu. Tablet. Benvenuti ragazzi, davanti a voi avete un percorso pieno di ostacoli e tanto fango. I primi a sfidarsi saranno gli uomini, seguiranno le donne. In palio un premio speciale. L'uomo e la donna che taglieranno per primi il traguardo potranno fare una videochiamata a una persona a loro scelta. Buona gara.
Un germofobico ipocondria come me non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Semplicemente non lo voglio fare. È divertente. No, non ci sta. Se c'era meno acqua lo facevo, ma non è troppa acqua, non lo voglio fare. Troppo melma, un casino, non mi va. Non ho paura di nessuno, cioè io potrei sfidare chiunque della casa, in qualunque tipo di sport, ma non sport appunto legati alle mie fobie, che non mi fanno stare bene, non mi fanno competere come so competere. Queste cose a me mi fanno impazzire. Dai Mattia! Dov'è? Ho visto che i miei avversari in certi punti facevano un po' troppi fighettini. Io invece no, proprio da Tarzan, uomo della foresta, mi sono buttato proprio dentro il fango, nuotavo, mi sentivo proprio a mio agio. Che sei un cavallo vincente, vai cavalla, che vinci tu, dai! Che bello! Vai Greta, vai Greta! Vai! Grazie! Aspettatemi! Partita lunga! È fighissimo! È stato veramente emozionante correre nel fango. Ho vinto anche dei fanghi gratis, vedi? Per me hai vinto tu. Amore, ma ho vinto io che sì. Voglio vedere quando tornano, te giuro. Ragazze, ci avete messo un po' ad arrivare, eh? Pensavo che arrivassi. Ma, perché c'hai le gambe più lunghe dei miei. Solo per quello. Non tutti gli uomini hanno rispettato le regole del percorso. Per questo vince Mattia per gli uomini e Nikita per le donne. Buona videochiamata. Come Mattia? Colpo di scena, avevo detto che non potevate saltarlo sopra. Siete, oh. È totalmente un'ingiustizia, perché lui veramente era tanto indietro, quindi non se l'è meritata. Mattia non ha meritato la vittoria. Fisicamente non è uno. È porca tre. Al rientro in villa, Sasha il premuroso va subito ad assicurarsi che Wendy abbia passato un bel pomeriggio. Riusciti? Sì. No, stava benissimo, giuro. No, è bravo, tranquillo. Ci sta Matteo, un amico. No. Dani! Mattia fa un gesto da grande amico e decide di regalare il premio della gara a Daniele. Tu ha chiamato, libero. Mattia è un vero fratello, con questo gesto me l'ha dimostrato, quindi tutto il rispetto per lui. Non ho proprio questa necessità. Ci tenevi? Io vorrei chiamare il mio amico del cuore Riccardo. Però si cambia tanto comunque un po'. Cioè, se sembra la stessa cosa, sti capelli. Sì. Ma questo ce l'avevi però, sì. No. Questo qui sì, anche questo qua. Vabbè, fisicamente ha un bel fisico, molto tonica, ma lei non sale neanche di natura, essendo black mamba, no? Ci sono varie camere. Io sto in una camera e ci sono tre posti letto. E magari ci possiamo rilassare un po' insieme ed è una cosa molto interessante per me, perché finalmente magari è una persona con cui ho confidenza. E Denise sceglie di sfoderare un look per la serata che scatena l'inevitabile reazione di Daniele. Denise, mi sta diventando il duro. Smettila, t'ho detto. Stasera Denise è una qualità suprema, cioè è troppo figa. Professoressa arrapante, livello massimo. Sono bimba cattiva. Oh, mio Dio. Vedere uno che ti fa una carezza, ti abbraccia. L'idea che tu sei, non sei ma mia... Ma perché vorresti che io fossi? Ripensa alle volte che ci abbiamo provato di nuovo. Non ero io lì. Qua sì, cavolo, se sono io. Questo sono l'io di quando ci siamo conosciuti in quel maledetto sorriso. Mannaggia, a me quel giorno, a me che l'ho sorriso, mi può bere un vodka lemon e girarmi dall'altra parte. Penso che a me questo abbraccio amore non te lo posso dare. E ha un crollo emotivo.
Ciao bimbola. Ciao disastro. Ora non so se è amore, ma cazzo batte il cuore quando la vedo. Se io la tocco, sento una scossa elettrica. La cosa più bella che ti ho mai dato, ti ringrazio del cielo per questo. Cioè, io sento veramente un'energia che passa tra me e lei. E mentre io gli ho toccato la mano, si è messa a piangere. No, è stato molto complicato. Io mentre si cambiava mi è venuto il cazzo duro. E io ho detto: cara Denise, stasera o ti trovo Matteo o ti trovo io. E lei mi fa: per te lui ci dormirebbe con me. Con Denise voglio un attimo, piano piano, accontentarmi anche di due coccole. Ti ho detto una cosa da amico. Comunque, se vuoi ci dormo io con Nikita. Va bene, va bene. Io preferisco che dormo con te e con gli altri. Ok. E anche Matteo si accende di passione per Nikita. La fai venire duro ogni volta che ti guardo. Sotto lo sguardo attento di Denise. Oh, stasera va ragazzi, veramente, io non so niente. Ma questa sera Nikita non si accontenta soltanto di Matteo. È lei la vera star della villa. E alla fine Denise non riesce più a trattenersi e tenta una mossa disperata con Matteo. Perché io c***o pezzo in me, come si suol dire. E io stasera per esempio vorrei stare con te. Però il problema è che mi rendi fatto così. No, non so. Quindi per cui stasera ragioneremo Cobelin, come dicono a Genova, o col cuore, o col cuore e tutte e due. Quando c'era una zombie. Denise. Cazzo di te. E Daniele, infastidito, decide allora di passare all'attacco. Oh, prima di uscire di camera mi ha detto: chiedi a Matteo se vuoi dormire con me. Io te l'ho chiesto. Chiedi a Matteo? T'ho detto, no? Sì, sì, sì. Chiedi a Matteo se vuoi dormire con me. Ma io cioè, non capisco perché ora dormo in camera. Ti dico la mia, Matte. Cioè, più che altro. Io se avessi te di fianco, Nikita, sinceramente non mi comporterei come fai tu, Matte. Cioè? Tu dai troppo peso magari a ragazze che non meritano. Che senso fa? Io se penso a Nikita e sono Matteo, una Greta non me la trombo. Prima di dire certe cose davanti alla mia ex, e sai come reagiscono le cose? Cosa hai detto pensaci. Di male? Ma pensaci. Cosa hai detto di male? Con questo me ne vado a dormire, raga. Matteo, cosa hai detto di male? Lui non può giudicare quello che io provo per una persona e il perché. Davanti alla mia ex fidanzata, quando tutta la sera va bene, è l'impegno, ok? Io gli prendo le braccia e stacco così! Se fa ancora una volta il coglione a me, se, lo strappo. Raga, ci sono cose che non si possono controllare nella vita, una è questa. Non male, Fre, vado fuori di testa, Fre. Non ti preoccupare, ora facciamo un po' la sfida. Vieni un po' qua tu, visto che hai 22 anni del c***o. Vieni, ci mettiamo qua. Ci mettiamo qua a parlare. Ci mettiamo qua a parlare. Stai calmo, Matteo. Matteo, datti una calmata e pensa a Nikita. Mi hai dato del coglione alle altre. No, hai detto questo. Sì, l'ho detto. Tu in quel momento lì hai rovinato tutto. Matteo. Con questo te lo dico. È buono e finiamo qua. Posso dirti l'ultima cosa? Sì, puoi dire quello che vuoi, però a me l'importante è che lo diciamo qua davanti. Ok. Questo è quello che è successo. Ho sbagliato, io da dire quella cosa. Forse sono sempre stato innamorato e fa un metto, non me ne frega. Ma è niente. Meglio, è la cosa giusta. Raga, io non piango a caso. Serio, Matteo, non volevo dirlo, scusa. Non avevo dubbi che tra me e Matteo tornasse la pace, anche perché lui ha capito che in fondo le cose che ho detto sono giuste. Ho scritto un bigliettino per gli altri due moschettieri, Daniele e Sasha. Buongiorno moschettiere, ho accettato volentieri le tue scuse.
prossima volta che possa servire da lezione per non parlare troppo a sproposito, ma sappi sempre, gigante buono, che ti voglio bene. Sasha mi ha scritto: volevo solo ricordarti che sei una persona fantastica, ma soprattutto grazie di esserci sempre stato, perché se ieri non ci fossi stato tu, forse avrei fatto una figuraccia. Dimmi perché piangi? Dai, buongiorno, ex on the beach. Cosa hai fatto stanotte, porcello? È arrivata la situazione che mi fa rilassare anche a me. Me lo meritavo, no? Il sultano se lo meritava, no? Poi c'è una mano giusta, anche importante, come piace a me, quindi mi ha proprio rilassato, mi ha alleviato le tensioni e quindi, nonostante stessi male, sono stato molto meglio. Ho vomitato dal naso. Non ho capito se ho vomitato prima e dopo di essere andato in vasca, presto dopo. Sono regino. Vedere che la faccio di nuovo. No. Che carino! Matteo comunque mi ha lasciato un bigliettino perché ha sentito un attimo il dovere di chiedermi scusa e mi ha fatto molto piacere. E c'era scritto: grazie fratellino mio per essere stato presente, per non avermi fatto far cazzo. Quindi mi sono emozionato tanto e quindi l'ho ringraziato personalmente. Le chiacchiere se le porto l'uvent e le macaroon che abbotta la panza. Nikita, Greta e Fabiana, tocca a voi. Andate in spiaggia ad accogliere il nuovo ex. Vai. Fabi. Ci arriva male alloggio in questo caso. Intanto vedo dei drink. Ma guarda che fa benissimo se beviamo subito, cioè io bevo subito un goccio. Sì, sì, almeno come la giornata comincia bene. Oggi sono carica e sento che arriverà il mio ex, uno dei miei bronzi di riace, come diceva Denise. Di chi potrebbe essere l'ex? Fabi è il tuo. Sì, è quello che dico io, buono, sono molto curiosa. Ti stai emozionando, agitando? No. Sei pietrita. La vedo tesa, raga. Questa volta è il mio, me lo sento. Raga. Togliamo gli occhiali. Oddio. È tatuato. È Matteo, che figa, cazzo. Attenzione, colpo di scena. Nuovo manzo in casa. Finalmente, raga, non aspettavamo altro. Ciao, sono Matteo, ho 30 anni e sono l'ex di Fabiana. Ho conosciuto Fabiana in una serata in discoteca. Siamo usciti, abbiamo bevuto qualcosa assieme e poi l'ho portato a casa di un amico che mi aveva prestato la casa. Vabbè, mi piacciono le belle ragazze, ecco. Fabiana non sarà gelosa, sicuramente avrà già dato. Buon per lei, io mi guarderò attorno. Come va, Matteo? Dai. Bene. Madonna, sono freddissimo. Hai freddo? Abbastanza. Hai ingrassato? Ma come? Hai bei denti. No, hai bei tutti. Allora, Nikita, grazie. Ciao. Nikita, piacere. Grazie, piacere. Per ora bene. Tieni, perché ti giuro che te lo beviamo noi, non sto scherzando. Sì, cin cin. Credo che Fabiana sia stata contenta per il mio arrivo. Perché lo bene. Sto morendo di freddo, no, ancora, infatti. Quindi cioè... Scaldiamoci, ma cosa faccio? E io, scusate, cioè... Mi domandavo, qua dentro stanno scopando abbastanza o no? Ma hai caldo, amore? No. Non stavi tremando? Non è vero. Messo... No, no. Cosa sta succedendo? A me sono sembrate veramente delle assatanate. Eccolo. Vai, facciamo la ginocchia. Tieni qua. Ecco, se lo vuoi togliere. Greta e Nikita, sì, sono due ragazze carine, però ho avuto anche di meglio. Matteo, benvenuto a Ex on the Beach. Prendi Greta per mano e preparatevi per un appuntamento toccante. Dai. Toccante. Ok. Mi sembra un qualcosa di molto interessante. Ciao. Raga, noi usciamo. Ciao Greta, scusa se ci siamo anche noi. Ti saluto Matteo. Tutti Matteo si chiamano. Oddio, ma ti chiami Matteo? Sì, mi chiamo Matteo. Ok. Marto, Matteo, se ne fa un altro. Al rientro in villa, Fabiana decide di fare uno scherzo ad Andrea per farlo ingelosire. Tornate! Lo sapevo, te lo giuro, di chi è? È l'ex di Fabiana? Ci
siamo messi d'accordo io e Nikita di dire che era arrivato il mio famoso ex che salutiamo tutti quanti i giorni, Alberto Merda. Perché glielo del c***o? Mi dica Alberto! Nominato troppe volte. Alberto quello che Bravi! Mi sto subito incazzato, sinceramente un po' mi ha dato fastidio. Perché se uno si incazza così tanto vuol dire che in fondo ancora c'è qualcosa. Alberto Merda, non ci credo, di la verità! Io ti riconosco quando sei bugiarda. Un saltino, anche se sei... Sì. Oggi Andrea lo vedo un po' preoccupato e vedo che mi guarda un attimo con gli occhi come dire pazzissima. Ex on the Beach è una continua tempesta di emozioni e ormoni. Così, per aiutare i ragazzi a ritrovare l'equilibrio, sono arrivati in villa due insegnanti di yoga tantrico. Namaste. Bueno, bienvenidos a todos. Sì. En este momento vamos a tomar un espacio muy hermoso para compartir un momento de yoga tantrico. Tutto ciò che è tantrico è un contatto emotivo, sensoriale, che ti dà quel brivido felino. Brivido felino, Naina, tu mi vuoi. Om, Tachinia. Sono state sia lacrime liberatorie, sia lacrime di felicità, sia lacrime nostalgiche. Sono griffata. Sta sudando? Sì, io sì. In la mano, alla derecha nel pube, in otra nel sacral. Facevo così. È un attimo il durello qua, eh. Sì, io da un'ora che c'ho il durello. E dai! Dallo yoga tantrico al durello un attimo, cioè attenzione un attimo. Pom. Sì, mi sono chiusa nell'armadio e volevo stare da sola. Posso? No. Perché? Finito yoga, già avevo già un po' dato, entrambi. Poi c'avevo proprio qua. Tu cosa hai capito da questa cosa? Sentirti, di averti, di lasciarti, di prenderti, di dirti grazie, di chiederti scusa, non ho provato mille cose. E mi sono sentito coglione. Io soffro da sola solitamente e mi autocuro da sola. Lo impari a fare.